Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Ma lo sapevate che con la formidabile applicazione web Canva è in realtà possibile anche creare delle video presentazioni o dei videocorsi o fare storytelling in estrema semplicità? Guardiamo insieme come utilizzare la nuova funzione che ha Canva, che si chiama Studio di Registrazione, e vi invito a ricercare qui sul mio canale YouTube i miei altri videocorsi su Canva, che ho volentieri realizzato anche con il piacere e l'orgoglio di essere stato davvero uno degli utilizzatori di Canva della primissima ora, nei primi anni 2000. Dunque, come vedete, e se ancora non conoscete Canva, è l'occasione per scoprire questa formidabile app. Una volta effettuato l'accesso a Canva con indirizzo email adeguato, che può essere quindi account istituzionale o altro account, ci troveremo di fronte alla panoramica delle funzionalità offerte proprio da Canva. Vado a scegliere rapidamente la modalità presentazione didattica. Ben inteso, potrei scegliere qualsiasi altra modalità perché attenti e attente. Se siete arrivate fino a questo punto del mio videocorso, dico volentieri che Canva usato così diventa anche una risorsa preziosa per il videocasting e perché no per il podcasting. Come possiamo osservare, sulla sinistra avremo dei modelli di presentazione. L'icona, come vedete, del cappellino, il tocco accademico con scritto Edu, ci indica che l'account che io sto utilizzando è un account Canva for Education. Ma ricordate che in realtà anche la versione semplicemente free ha tantissimi modelli e che noi possiamo utilizzare liberamente, gratuitamente, tutto ciò che non è contrassegnato dal simbolo della corona o della dicitura pro. Poniamo il caso che io vada a scegliere con un clic un modello di questo tipo e vado a cliccare. Geografia. Io qui potrei avere personalizzato la pagina che stiamo osservando, o potrebbe essere l'inizio di una vera e propria presentazione. Dunque, cliccando sul più e cliccando poi su un modello di pagina qui a sinistra, potrei creare le diverse diapositive, pagine della mia presentazione. Il bello viene adesso, perché nel momento in cui abbiamo realizzato le nostre pagine, dovremo semplicemente cliccare in alto a destra su Condividi. Poi, guardate bene, andiamo appena sotto nel nostro menu ed ecco, presenta e registra. Un clic, sempre con il tasto sinistro, ed ecco la meravigliosa funzione studio di registrazione di Canva. Ancora in versione beta, lo vedete in alto. Per i meno digitali, le meno digitali tra voi, ricordo che una versione beta è una versione ad un'avanzata fase di sviluppo di un applicativo considerata non ancora definitiva, ma perfettamente funzionante. Se noi clicchiamo sul pulsante viola, vai allo studio di registrazione. Come potete notare, ci verrà chiesto di dare i consensi all'utilizzo della videocamera, la webcam e del microfono. Clicchiamo consenti ovunque richiesto dal nostro browser e a questo punto ancora consenti, perché la prima autorizzazione era relativa alla camera, la seconda autorizzazione era relativa al microfono. Dopodiché guardate bene quanto è semplice. Allora, prima tendina, la tendina della camera. Io naturalmente sono già qui, quindi il mio faccione non ve lo propongo in una duplice veste, ma guardate bene. Queste sono tutte le webcam che Canva rileva sul mio dispositivo. In questo caso io dovrei scegliere la camera principale per avere l'effetto che già state osservando, la mia faccia. Adesso intanto noi mandiamo via questa videocamera virtuale che state vedendo selezionata, perché io vado a cliccare nessuna fotocamera. Attenti, in questo caso, ripeto perché la mia faccia è già qui all'interno del mio videocorso, ma anche nei casi in cui voi o gli alunni, ecco, in cui scegliate che il volto non debba essere ripreso. Ed ecco allora come capirete che Canva fa di fatto un vero e proprio podcasting. Se invece voglio il viso unitamente al parlato,
Controllo che funzioni il microfono e lo vedete qui in basso, seconda tendina. Nella prima sceglierò invece di nessuna fotocamera la camera principale. Basterà cliccare avvia registrazione e eccoci qui. Benvenuti su Canva. Questa è la nostra mappa geografica. Noi potremo addirittura per un colpo di tosse oppure per prendere fiato cliccare su metti in pausa. Ecco qua il colpo di tosse. Cliccare su riprendi, proseguire la nostra registrazione. Attenzione, in basso abbiamo la miniatura delle pagine. Se io ho finito di parlare qui, clicco sulla ipotetica pagina 2, vado avanti a parlare ancora. Quando ho terminato, clicco sul pulsante termina registrazione e lasciamo che il browser, mi raccomando, vi consiglio sempre Google Chrome o Mozilla Firefox, elabori il flusso video audio o solo video, come abbiamo visto prima. Ecco fatto. Noi otteniamo un link, attenti, che consente di far visualizzare il nostro elaborato a chiunque senza accedere a Canva, oppure il classico pulsante scarica che scaricherà nel comune formato MP4 il nostro video. Ribadisco, video con audio o soltanto presentazione con il nostro parlato. Storytelling a tutti gli effetti. Clicchiamo su salva ed esci se abbiamo scaricato o se riteniamo che il nostro lavoro sia terminato. Potremo anche eliminare la registrazione come osservate ora. Cliccando sul pulsante Home Page, ricordo, dato che Canva salva nel suo cloud, cioè direttamente in Canva, che avendo la pazienza di scorrere alla voce progetti recenti o cliccando il pulsante progetti qui sotto, colonna di sinistra, avremo il nostro progetto senza titolo che pian pianino mostrerà anche l'anteprima. Io qui ho veramente una fucina di progetti realizzati nel tempo. Ed ecco che in Canva, accedendo da qualsiasi dispositivo, il nostro lavoro sarà sempre con noi. Beh, se conoscevate Canva per i contenuti e per le pubblicazioni, ma non anche come straordinario applicativo per la didattica digitale, per lo storytelling e di fatto come creatore di videocorsi, video interrogazioni e quant'altro, ora è a vostra disposizione e spero come sempre di esservi stato utile. Ancora un caro saluto a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto e appuntamento sin d'ora al prossimo video corso. Ciao!